Allora, il fatto è questo. Per gli ultimi 100 anni le persone si sono organizzate da sole il loro matrimonio. A cosa serve dare la gestione del proprio matrimonio in mano a qualcuno? E oggi io voglio proprio scoprire cos'è un wedding planner. E vai! Oggi passo un'intera giornata con Vasca, che è una wedding planner e event manager, e scoprirò che cosa vuol dire organizzare un matrimonio, ma più che altro scoprirò cosa vuol dire dare in mano a qualcun altro l'organizzazione del proprio matrimonio. Perché io parto un po' scettico da questa cosa. Secondo me è un po' come quando si dice l'imbianchino. Perché devo pagare una persona per imbiancare la casa quando col colore e col pennello potrei farmelo tranquillamente da solo? La verità è che ci sono un sacco di professioni, come quella del wedding planner, che non sono conosciute. E che anch'io, da scettico, dico: ma perché devo dare in mano la gestione del mio matrimonio e devo dare dei soldi a una persona per gestire quello che potrei gestire da solo? Però in effetti è un po' come l'arredatore. Tutti possono arredarsi casa. Il fotografo, il videomaker, il parchettista, il meccanico. Ecco, il becchino no. Solo che poi si scopre la differenza tra il professionista e farlo da solo. Quindi vediamo cos'è un wedding planner. Ho ricevuto l'intera scaletta di quello che sarà il planning di oggi. L'unica cosa certa che so è che alle 8 di questa mattina mi dovrò trovare a Riva del Garda, dove si inizierà con uno shooting a una coppia di sposi, video e foto. Credo ci sarà anche l'occasione di salire su una barca a vela per continuare delle fotografie agli sposi lì. E in tutto questo tempo cercherò di capire che cos'è il lavoro del wedding planner. La location sarà sicuramente fantastica, perché qui ogni angolo è veramente magnifico e infatti ne ho approfittato per il più famoso belvedere del lago di Garda. Questa è Riva del Garda e noi ci spariamo una bella giornatina qui. Siamo arrivati all'albergo. Beh, la location è veramente tanta roba. Faccio i primi passi nell'albergo e già capisco che chi ha scelto la location ne sa. E mentre mi perdo tra le stanze e i corridoi di questa gigantesca struttura, arrivo finalmente alla location. Qui sono già tutti assolutamente sul pezzo e finalmente trovo anche Vasca. Vasca, buongiorno! Buongiorno! Cosa facciamo qua proprio oggi? Proprio qui mi hai beccato! Oggi facciamo lo shooting. Lo shooting? Sì. Ma lo fanno a te o agli altri? Io non sono sposa, io sono wedding planner. Ah, quindi ne approfittiamo solo per truccarci. Sì, approfitto per truccarmi. Nella stanza siamo ovviamente tutti in sicurezza con le mascherine vista la situazione. C'è una hairstylist, una truccatrice, due fotografi e altri aiutanti che girano continuamente per coordinare tutto quanto, supervisionato ovviamente da Vasca. Io osservo, faccio domande e la prima cosa utile che ho pensato di fare è di rompere le palle al fotografo. Beh, le cose belle senz'altro è conoscere nuova gente, prima di tutto, dopodiché anche visitare posti nuovi, un po' diversi, comunque sei in ambiente sicuramente sereni, di feste, gioiosi, quindi di certo non possiamo lamentarci. Cose brutte, al massimo quando piove. È vero che a volte c'è la zia che si mette in mezzo col telefono per fare le foto alla sposa? No, mai visto. Mai visto. Impossibile, mai visto. Un servizio digitale, a noi piace raccontare un po' tutta la giornata, quindi dai preparativi fino alla sera tardi, festeggiamenti, cravatte sulla testa, è bello un po' tutto, quindi il numero di foto dipende sempre un po' dagli avvenimenti della giornata. Comunque diciamo un bel millino di foto possono bastare, siamo intorno ai 1700, 1800, 2000. Perché non posso fare le foto da solo al mio matrimonio e devo prendere un fotografo? Un servizio dove c'è qualcuno che insomma è all'occhio, è pronto alle varie fasi della giornata, perché comunque
ci sono tanti momenti, la giornata è intensa, di conseguenza essere sempre un po' pronti, essere sempre sul posto e presenti sicuramente fa sì che non manchino scatti o momenti della giornata. E poi comunque ci si può sempre dare quel pizzico d'arte che probabilmente uno del settore sa trovare o vedere, anche in base alla luce, in base ai luoghi, in base alla geometria. Allora, la giornata è partita bene. Siamo in una suite di un bellissimo albergo dove stiamo facendo degli shooting a una sposa, arriverà anche lo sposo. Ci sono fotografi, videomaker e c'è ovviamente Vasca che supervisiona tutto, essendo appunto la wedding planner. E ho già anche cominciato a chiedere agli addetti al settore quali sono le problematiche, le gioie e i dolori di questo lavoro e scopriremo un po' di cose. Oggi siamo qua perché io ho deciso di organizzare uno shooting per i matrimoni dei disabili proprio qua in questa location, perché per prima mi piace tantissimo, è un posto bellissimo con tutto questo giardino, però è anche una location attrezzata soprattutto per disabili, quello che a me serve. Perché? È perché io sono wedding planner per disabili. Ah, tu organizzi anche matrimoni per disabili praticamente? Sì. Conoscendo Vasca ho percepito un'energia straordinaria di una donna che ha tanti spunti e tante cose da raccontare, tanta voglia di fare e che credo non si sia mai fermata davanti a niente. Ho scoperto anche che si occupa dell'organizzazione di matrimoni per disabili. E che differenza c'è tra un matrimonio, diciamo, tradizionale e uno per disabili? È tanta, perché per disabili servono molti, diciamo, sono dettagli che soprattutto quando si tratta per una persona che non ha difficoltà motoria non si rende conto per piccoli ostacoli, per noi piccoli, per noi piccoli, però per una persona in sedia a rotelle sono grandi ostacoli. E per esempio iniziamo di qua. Una persona che in sedia a rotelle qua ben può passare su questo è un prato, sì, si può prato, sì. Però se ci sono quei piccoli pietrini di là non riesce, quindi ad esempio diciamo, non potrebbero passare bene, sarà un po', è più un problema quello, un po' difficoltoso diciamo. E tutte queste cose le ho imparato dalla mia esperienza personale. Mi ha raccontato che suo marito ha avuto un incidente qualche anno fa. Il marito in sedia a rotelle ha avuto 4 anni fa un incidente in montagna, è rimasto in sedia a rotelle e noi ci siamo sposati dopo l'incidente. Ha organizzato il proprio matrimonio e ha dovuto dare ovviamente più importanza alla parte che riguarda la disabilità, proprio per calcolare tutti gli accessi e qualunque situazione non fosse di impedimento a qualunque persona con una disabilità. Noi ci siamo sposati dopo l'incidente, allora io dovevo imparare tante cose, ho organizzato il nostro matrimonio. Ma quindi tu hai organizzato il tuo stesso matrimonio, sì, già in chiave di disabilità, diciamo? Sì, uh-huh. Sì, era una cosa nuova anche per me. Andando in giro con mio marito, che prima non ci pensavo proprio, non li vivevo, in alberghi con le docce dove lui non riusciva a entrare o con le camere diciamo più stretti dove non riusciva a girarsi, allora da quello punto ho deciso di fare matrimoni anche per disabili. Bello il fatto che tu l'abbia scelto per un'esperienza tua personale, sì, no? Che così io posso aiutare le persone, riescono a avere una giornata indimenticabile, no? Che si senta diverso degli altri. Sì, la wedding planner. Ma la wedding planner coordina una squadra di persone. C'è la truccatrice, ci sono i fotografi, ci sono i videomaker, ci sono un sacco di figure, anche solo chi gestisce la location, e una location come questa facile sicuramente non è da gestire, e tutto deve andare con ingranaggi perfetti, oliati continuamente dalla wedding planner. Siamo qua nel Hotel Astoria Park, a Riva del Garda, e questa è una location che è anche attrezzata per disabili. E poi da qua andiamo sulla barca. Andiamo su una barca? Sì. Così facciamo vedere che anche di là si può andare, che le persone disabili possono anche, una coppia degli sposi, si può andare sulla barca e si può fare shooting fotografico. La barca è tua?
No. Praticamente non esiste nessun dettaglio che non passi sotto gli occhi di Vasca. Controlla ogni cosa, meticolosamente, e tutto è maledettamente perfetto. Sono ormai le 11, abbiamo fatto un sacco di foto, i fotografi si sono ammazzati di lavoro per riprendere la sposa durante il trucco, il parrucco, lo sposo durante la vestizione e... È un bel lavoro perché la wedding planner deve supervisionare tutto. È instancabile sta donna. Adesso ci sposteremo in una nuova location che sarà su una barca a vela proprio qui sul porto di Riva del Garda. Il fatto è questo: fare un matrimonio in autonomia, secondo me, è facile. Ma più andiamo avanti e più mi accorgo che è veramente un'impresa. E un'impresa bisogna darle in mano a qualcuno. Io sono già stanco. Andiamo sulla barca. Ehi Siri, manda WhatsApp ad Alan. Che cosa vuoi dire? Non sai cosa ti stai perdendo, altro che la giornata con le marmotte. Il messaggio di WhatsApp per Alan Conti dice: non sai cosa ti stai perdendo, altro che la giornata con le marmotte. Procedo? Sì. Ok, l'ho inviato. Che carovana! Allora, tu cosa fai nella vita? Nella mia vita, da tantissimi anni, ormai più di 35-36 anni, sono un fiorista, un floral designer adesso. Un floral designer? Un floral designer. Cos'è? Un floral design è praticamente un fiorista che magari ha studiato un po' di più e che comunque progetta un matrimonio per quanto riguarda l'allestimento floreale, per cui scenografie floreali che siano all'interno delle chiese o che siano all'esterno nei parchi, come si usa molto ora, si organizza, però si progetta il tutto assieme agli sposi. La differenza tra un fioraio e te è un po' il geometra e l'architetto, diciamo. E da quello che mi stai dicendo io capisco, e in questa giornata sto capendo sempre di più, che un wedding planner non fa realmente tutto, ma si avvale di una rete di collaborazioni dove ognuno è professionista di qualcosa e lei coordina praticamente tutto quanto. Benissimo. Programmare, no? E mettere in piedi un matrimonio da zero, praticamente. Aiutare gli sposi a costruire il tutto con una tematica, con un senso e soprattutto con buon gusto. Non è una di quelle cose che realmente potrei fare in autonomia. Ma direi che una volta facevano così, perché andava tutto bene. Al giorno d'oggi, in genere, il matrimonio che viene organizzato in teoria dovrebbe partire tutto dalla scelta dell'abito della sposa, e lì parte il tutto per poter organizzare i colori, i fiori, certo. Menu, location, parte tutto dalla scelta dell'abito. Esatto. Adesso metto in acqua la barchetta e andiamo a fare un giretto. Vai, guarda, vieni tu fuori, fotografi e Luca, vai Luca, tu sali e basta. Una scena alla Fantozzi. Aiuto. È fresco? E che cazzo è? Tu vieni da questo lato qua, che è proprio aperto. Ma è una sposa vera? Non è una sposa vera.
Vuoi dire chi è per la televisione? Un momento verità? Sì, certo, è la mia figlia. Eccola là, che è là, che mangia vestita da sposa in me. Sì, lei è modella, oggi fa modella. Abbiamo qui il fiorista che abbiamo già sentito qualcosina da lui prima in macchina. Adesso mangiamo qualcosa e poi torniamo in albergo e si inizia con fare foto all'allestimento. Quindi tutto l'esterno, i fiori? Fiori, sì, tavoli per gli ospiti, facciamo due tavoli per gli ospiti, un tavolo per gli sposi. Ok. Poi si fa tavolo per la torta, allora facciamo... C'è anche la torta? Certo che c'è anche la torta. Oh, viva la sposa, eh! Qualche birra dopo... Abbiamo mangiato, abbiamo passato una mattina di quelle belle toste. Cosa succede adesso? Adesso torniamo in albergo e passeremo anche un pomeriggio di quelle belle toste. Questo lavoro è veramente tosto. Ci vuole, si deve pensare per tutto, si deve organizzare tutto, dobbiamo stare dentro con orari. Quante persone stai coordinando come professionisti? Oggi siamo 10. 10 persone, sì, stai coordinando? Sì, quindi è un lavoro che potresti fare tutto da sola? No. Coordinare? No. Io ho fornitori che ognuno fa il suo lavoro. E ti è mai capitato tutto? Di pensare... Potrei fare tutto da sola, ci impiegherei di più, ma magari verrebbe meglio perché faccio fatica a delegare agli altri? No. No, quello no. Perché ognuno è professionista nel suo lavoro. Qui faccio con loro, perché poi dipende dalla regione. Come io opero in tutta Italia, allora... Per ogni regione è il tuo fotografo? Sì, okay. Sì, perché poi sono anche di qua persone che sono disponibili da spostare o non sono disponibili. Una domanda che si farebbe chiunque a questo punto. Sì. Perché io sono partito questa mattina per venire qui da te pensando a cosa serve una wedding planner se posso chiamare io il fioraio, trovarmi la location, posso fare tutto da solo. E più va avanti la giornata e più mi accorgo che è un lavoro difficile, di responsabilità, è un lavoro professionale e che difficilmente sarei riuscito a fare da solo. Quanto può costare a una coppia in media affidare tutto a un professionista del settore? Questo dipende. Io come wedding planner seguo tutto matrimonio dalla A alla Z, o magari vuole solo coordinamento della giornata del matrimonio proprio, o magari ci sono anche, diciamo, coppie che qualcosa fanno loro, hanno già fatto e dall'altra parte vuole che si occupi il wedding planner, così sono più tranquilli. Un minimo di spesa? Minimo 500 euro. Ok, beh, cioè, abbordabile, insomma. Sì, dai. Sì. Abbordabile. Se è un matrimonio dalla A alla Z in una location come quella di oggi, ad esempio, con quei fiori, con quei fotografi, eccetera, quanto potrebbe venire a costare? Qui 2000 euro. Beh, abbordabile, sì, anche quello. Sì. Io però... non ho speso 10.000, me lo sono fatto da solo, sono stupido allora. Sì, perché poi i sposi non pensano per niente. Conto solo... se io ti dico voglio fare questo, fai tu. Sì. E un conto, sì, se ti dico non so cosa voglio fare, ma bene o male questi sono i miei gusti. Sì, qui ti posso dare consigli, però sempre si fa quello che vogliono sposi. Riuscire a capire quello che una coppia vuole, certo, perché tante volte, certo, non si sa neanche quello che si vuole, no? Si sa quello che non si vuole. Non voglio sposarmi come ha fatto mia cugina, ecco. Non voglio i fiori di mio fratello. E se ti chiedessi in due parole che cosa si è perso Alan oggi? Alan ha perso tanto, ha perso tanto. Poteva prendere anche un po' idee per il suo matrimonio. Oggi ho il pascolo delle marmotte. No, adesso va bene, poi li tolgo io, va bene? Il colore principale è grigio e il giallo, ma no, perché quelli colori sono, da parte che sono colori dell'anno, ma no, per quello, non mi interessava quello. Cioè si fanno le cose anche perché sono i colori dell'anno? Sì, li fanno, però io no, questo non era motivo per cui li ho fatti, non mi interessava, era perché questi colori proprio sono colori che sono, sai, forza. Adesso spegni quello, non mi viene la parola. Rappresentano, non mi veniva la parola. Che rappresentano forza, rinascita.
energia, okay, e queste cose, e io per questo, perché avendo una coppia, certo, sposo che è in sedia a rotelle, allora possiamo immaginare che questa coppia ha vissuto tutto e di più, certo, e alla fine lo stesso, oggi sono qui, più forti del prima e decisi di sposarmi. Questo è tavolo finito per gli ospiti. Devo ancora finire quello degli sposi, ma intanto questi due tavoli sono per gli ospiti. A me piace tanto, mi piace perché è semplice e nello stesso tempo anche elegante, perché non mi piacciono molto le cose esagerate. A me piace la semplicità. Sono le 5:34 del pomeriggio. Un'intera giornata vicino a un professionista del settore matrimoni. Veramente una bella esperienza. Sono devastato dalla stanchezza, però ho imparato un sacco di cose. Sto tornando a casa, lei è ancora lì con i fotografi e finirà la sua giornata forse verso le 9 di questa sera. E sì, mi sono veramente reso conto che serve un wedding planner se vuoi organizzare il tuo matrimonio. Sì, e grazie a me.